Buongiorno, ben ritrovate. Concorso Complet Zoe concluso. Bigliettini con i nomi delle partecipanti qua dentro. Io, senza tante chiacchiere, vado direttamente ad estrarre le prime 5 che potranno farsi truccare da Elena domenica qui al Complet Zoe. Allora, il primo biglietto, perché sono dei post-it di quelli con la colla, quindi faccio anche più fatica. Oh, oh, oh. Il primo estratto è la Silvia Miciotta Cioccia, che so che le farà un sacco piacere perché lei è una grande appassionata di make-up. Poi, il secondo biglietto... Il secondo biglietto è un'amica che viene da lontano per la prima volta, che sarò molto felice di conoscere dal vivo, anche se ci conosciamo via web da tanto, ed è la Giusy d'Agosto. Non so se si riesce a leggere bene perché ho scritto con la penna. Comunque è la Giusy d'Agosto che viene da lontano e che quindi potrà anche scegliersi l'orario, visto che a un certo punto della giornata dovrà scappare in stazione a prendere il treno. Mescoliamo. Questi sono due, speriamo. Come si fa ad aprire questi biglietti blindati? Oh, non riesco a aprirlo, ragazze. Si può essere più imbalzati di così. Ok, terza estratta. Anche lei non è di Bologna, anche lei è così carina e gentile da venire a passare una giornata qua con noi, ed è Ilaria Bigoni. So che le piacerà. Siamo a tre, ne mancano ancora due, più valuteremo due riserve nel caso qualcuna dovesse rinunciare, ma per adesso queste tre qui sono sicura che non rinunciano neanche se le prendiamo a calci nel sedere, quindi non c'è problema. La quarta estratta è Lidia Centineo, donna perennemente in ritardo, ve lo posso garantire, la conosco da 20 anni, quindi Lidia, comincia già adesso a vestirti perché domenica mattina bisogna che sei qua per tempo, ecco, è venerdì, comincia già da adesso a darti una mossa. E questa è l'ultima. Allora, chi c'è qua? Oh, l'ultima è una bionda esplosiva, si chiama Laura Migliori, è una donna estremamente rock e so che anche lei non rinuncerà tanto facilmente perché questa cosa la interessa molto. Ok, allora, queste sono le 5 vincitrici: Lidia Centineo, Ilaria Bigoni, Laura Migliori, poi Giusy d'Agosto, se ben ricordo, sì, certamente, e la Silvia Miciotta. Qui ho ancora 4 biglietti, ne estraggo 2 per le eventuali riserve, oppure nel caso rimanga tempo e Elena sia disponibile. Adesso vediamo, comunque abbiamo 2 opzioni, diciamo così. Allora, questa e mamma mia, bam bam, ecco. Oh, questa è Raffaella Migliori, sorella di Laura, e eccola qua, una bellissima bionda, forse non dovrei dirlo, ma no, dai. E poi questa è l'ultima riserva, come riserva abbiamo Silvana di S, carissima amica di Bologna, affezionata della Zoe, sempre qua con noi. E vediamo, insomma, se riusciamo anche le 2 riserve le inseriamo, sarà solo una questione, direi, di tempo. Ragazze, io vi ringrazio tantissimo, vi saluto, adesso corro a fare brigare perché sono proprio gli ultimi giorni, quindi sto finendo di definire determinate cose organizzative, devo pulire tutto il negozio, fra l'altro, che non è una cosina che mi fa piacere fare, ma la devo fare, quindi così è. E niente, se riesco vi carico anche qualche video dei singoli capi arrivati l'altro giorno, se non riesco perdonatemi e ve li metterò sulla prossima settimana. Ah, un grande annuncio, no, non è un grande annuncio, però una cosa che mi ero dimenticata di dirvi è che lunedì mattina alle 11 vado a vedere il campionario Danny Rose estate e a ordinarlo, ovviamente. E niente, sono contentissima, emozionatissima, per me è sempre un momento bellissimo quello in cui vedo il campionario nuovo, e spero che ci siano tanti vestiti lunghi, leggeri, svolazzanti, che sanno tanto da spiaggia d'estate,
che ci siano tante belle maglie, canotte, vestitini per affrontare al meglio quei 40 gradi che ci ritroviamo sempre qua a Bologna in luglio e agosto. Va bene, bimbe, un bacione, ci vediamo domenica, grazie ancora per aver partecipato.